Puoi fare commuovere, puoi fare piangere, puoi raccontare tutto quello che vuoi, ma è la politica che deve dare le risposte. Le risposte devono dal Parlamento europeo. Ecco perché ho lasciato Lampedusa, la mia professione di medico, ho lasciato anche quelle persone che mi mancano, sa? Mi manca il mare, mi manca l'isola, la mia famiglia, mi mancano quelle persone che per 30 anni ho assistito là sul Molo Favaloro e sono venuto qua per cercare di dare quelle risposte che la politica deve dare. Beh, quello che è successo a Cutro era qualcosa di prevedibile ed evitabile sicuramente per quanto mi riguarda, come la penso io, conoscendo bene la situazione in mare. Poi è successo ancora una volta, è successo proprio l'altro giorno, al largo della Libia, e poi ancora succederà. Se noi riusciamo a trovare una soluzione a queste tragedie, è indubbio, è da 30 anni che accadono, io le ho viste tutte a Lampedusa. 1, 2, 5, 10, 29, 30, 368 il 13 di ottobre del 2013, dopodiché ne abbiamo viste altre, sono più di 40.000 ormai i morti nel Mediterraneo e questa è veramente una vergogna per l'Italia, una vergogna per gli Stati membri, una vergogna per l'Europa intera. Dobbiamo cambiare totalmente strategia, dobbiamo cambiare paradigma rispetto al fenomeno migratorio. La dimensione esterna, quella che intendo io, sarebbe l'ideale, cioè dire di aiutare quei paesi a crescere, creare uno sviluppo e dare la possibilità a queste persone di restare a casa propria, ma a chi vuole lasciare casa propria se non è costretto? Ecco, purtroppo i disagi in quei paesi li abbiamo creati noi, il mondo occidentale, il mondo opulento, che siamo andati in quei paesi, abbiamo portato le guerre, abbiamo portato la fame, la miseria, i cambiamenti climatici, tutta roba nostra questa. Adesso che queste persone sono costrette a scappare, a lasciare il proprio paese, e noi cerchiamo di mettere i muri, di filo spinato, perché di questo si parla adesso, creare la fortezza Europa che sicuramente non fermerà queste persone. Se noi vogliamo veramente dare delle risposte, sono attraverso i canali irregolari, attraverso i corridoi umanitari e se vogliamo combattere anche i trafficanti di esseri umani. Quello che deve fare l'Europa è insistere su questo e ovviamente creare quelle condizioni e che le condizioni sarebbero quelle di una redistribuzione automatica di quelle persone che arrivano, anche perché, parliamoci chiaro, non stiamo parlando di un'invasione, ce l'hanno fatta passare come un'invasione, in realtà sono numeri ridicoli se lo confrontiamo per esempio a quello che è successo in Ucraina. Noi abbiamo ricevuto nel giro di un mese più di 5 milioni di persone, abbiamo implementato la direttiva 55 ed è quella l'Europa che voglio io, l'Europa che apre, l'Europa che accetta, l'Europa che condivide. Se riusciamo ad accogliere 5 milioni o 10 milioni di persone dando tutto quello che gli spetta, tutti i loro diritti, e non riusciamo invece a risolvere un problema di poche centinaia di migliaia di persone all'anno, evidentemente c'è qualcosa che non va, e qualcosa che non va si chiama razzismo. Stiamo parlando di esseri umani, donne, uomini, bambini che abbiamo visto morti in questi giorni sulle spiagge di Cutro, ed è una vergogna che ancora oggi possa succedere tutto questo. Non abbiamo imparato nulla da quello che è successo nel passato. Quando abbiamo visto quel bambino morto sulla spiaggia in Turchia, Alan Kurdi, ci siamo tutti indignati, il mondo intero si è indignato. Ma io di Alan Kurdi ne ho viste centinaia, personalmente, e ancora oggi vediamo Alan Kurdi nella spiaggia di Cutro, le troveremo ancora nella spiaggia della Libia, là dove sono morti l'altro giorno quelle persone, abbiamo visto in diretta quello che è successo. Ma questo non appartiene alla cultura, al DNA dell'Europa. Sappiamo benissimo che l'Europa è un continente vecchio, anziano, un RSA, fra qualche anno sarà un RSA. E allora abbiamo bisogno di queste persone ci possono aiutare a risolvere i nostri problemi, problemi di natura demografica, di natura culturale, di natura economica, di tutti i tipi.